Un imponente portone ad arco. Si varca la soglia e nel vasto cortile in pietra il tempo si ferma. Casa Isabella è più di un albergo, ristrutturato nel rispetto della tradizione con 26 camere dal comfort esclusivo, tra cui la suite ducale e la suite Isabella. Immersa nel verde, ogni matrimonio diventa memorabile. Le originali cantine ospitano un'ampia ed elegante sala in pieno stile Casa Isabella, dove anche i più piccini saranno accolti dal servizio babysitting. Casa Isabella, emozioni e comfort. Ciao a tutti, eccomi ed eccoci ancora qui un'altra volta per l'ultima puntata delle Donne delle Grotte, un format con il quale di settimana in settimana vi mostriamo non soltanto le grotte di Castellana ma anche tutti quanti gli eventi che si svolgono sia al loro interno che al loro esterno. In questa puntata incontreremo lo staff della società Grotte di Castellana, mostreremo l'ultima tappa del percorso turistico, incontreremo anche Sergio Carpinelli che ci parlerà di un'emozionante iniziativa che si svolge all'interno delle grotte e andremo in Basilicata per giocare con Barbara e le sue domande. E quindi partiamo subito col primo servizio e andiamo a vedere di chi sarà in compagnia questa settimana la nostra Barbara De Toma. Le grotte di Castellana sicuramente affascinano anche per il loro lato storico che apparentemente sembri non mutare mai. In realtà non è così, in quanto intorno al progetto delle grotte di Castellana vi sono una serie di mutamenti. In particolare mi riferisco ai mutamenti inerenti al sito Ipogeo. Non peraltro oggi sono proprio in compagnia del presidente delle grotte di Castellana, Domi Ciliberti, in compagnia del responsabile social media Marica Buquicchio e stampa Serena Greco. La prima domanda ovviamente la rivolgo a lei, Presidente, e le domando: qual è il ruolo fondamentale della comunicazione nel progetto Le Grotte di Castellana? La comunicazione sicuramente ha un ruolo fondamentale, lo dice lo stesso termine, la comunicazione comunica l'azione, quindi ogni forma che viene data all'azione poi è come una legge fisica, poi ti torna indietro con gli effetti esattamente di quello che è stato, da come è stata scaturita. Quindi noi abbiamo dato molta importanza alla gestione della comunicazione, sia con Maica che con Serena, perché crediamo che oggi un'azienda, quale io ritengo la Grotte di Castellana SRL, non può assolutamente permettersi di non essere presente nei modi più congrui, più attinenti e più tecnologicamente avanzati su quello che è un mercato che oggi diventa sempre più esigente. Sicuramente. Invece adesso passando a Mara Buquicchio, ci vuole parlare di questa comunicazione 2.0 delle Grotte di Castellana? Sicuramente l'investimento che è stato fatto sui social media ha portato le Grotte di Castellana a presentarsi, a posizionarsi online attraverso una comunicazione che non è più soltanto appunto da una sola via, quindi dalle grotte verso gli utenti, ma che si apre all'ascolto, alla condivisione, e difatti quello che viene appunto a crearsi all'interno di tutti i social network attivati, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, è proprio questo, una condivisione di quelli che sono gli elementi, le esperienze più belle che non solo noi proponiamo come appunto staff che si occupa della comunicazione, quindi racconta le grotte nella loro bellezza, ma anche condivisione delle emozioni da parte di quelle persone che hanno avuto la fortuna di visitare le grotte stesse. Quindi c'è da un lato la valorizzazione dell'esperienza delle grotte e dall'altro ovviamente c'è anche una costruzione di un senso di comunità che soltanto con il dialogo e l'ascolto si può fare anche attraverso la comunicazione. Bene.
Per arrivare poi a Serena Greco ci vuole spiegare cosa comunichino queste grotte. Allora, sicuramente al centro, come ha detto benissimo la mia collega Marika, c'è l'esperienza, quindi quello che noi vogliamo comunicare è sicuramente che il visitare e rivisitare le grotte è sempre un'esperienza unica ed affascinante, veramente da ripetere più volte anche nella propria vita, grazie anche a tutto quello che sono le attività che vengono svolte all'interno delle grotte. Per quanto riguarda il mio lavoro specifico, oltre ovviamente appunto a comunicare tutto ciò che avviene all'interno delle grotte, c'è anche l'ospitalità che cerchiamo di regalare ad ogni persona, ad ogni comunicatore che viene a trovarci. Quindi nel mio caso specifico io mi occupo anche dell'accoglienza della stampa, di organizzare ad esempio i press tour o gli educational, quindi di accoglierli e dare la visione di quello che può essere le grotte di Castellana per poterle raccontare al meglio nel mondo. Fondamentalmente siete sempre al passo comunque con tutti gli altri media esterni, riuscite comunque a stare bene o male al passo? Assolutamente, sia con i comunicati stampa sia con appunto l'accogliere tutta una serie di media che ci cercano, quindi c'è da un po' di tempo a questa parte questa voglia di scoprire le grotte da parte dei mass media, quindi abbiamo avuto tantissime visite anche delle reti principali della televisione, oppure ormai va appunto tantissimo il web, quindi televisioni, web tv, quindi online, ma anche blogger, perché sappiamo benissimo che oggi la comunicazione non è più soltanto in mano ai media, ma ci sono anche appunto quelli che comunemente noi chiamiamo opinion leader, che veramente portano le grotte veramente nel mondo, e grazie a loro tantissime persone conoscono e apprezzano le nostre grotte e vogliono venire a vederle. Quindi ecco perché la cura ad ogni singola persona, ad ogni singolo giornalista, questo ci ritorna veramente con come un effetto farfalla, no? Quindi noi veramente questo piccolo battito di ali che cerchiamo di produrre in questa stanza, io e la mia collega, veramente ci ritorna come un tornado, questa volta però bello, piacevole, di aria positiva, e lo possiamo vedere tutti i giorni accendendo il computer o sfogliando il giornale, sia locale che nazionale. Va bene, io vi ringrazio per la disponibilità e vi auguro una buona giornata. Buona giornata. E salutiamo Serena Greco, Marika Bucquicchio e il presidente Domi Ciriberti, che ci hanno dato la possibilità di essere qui e di farvi osservare le meraviglie dell'ipogeo castellanese. Ipogeo che, esattamente come le puntate del nostro programma, è costituito da ben 10 caverne. E con l'ultima puntata andiamo a scoprire anche l'ultima grotta, sempre con la nostra Michela Ventrella e gli speleologi del gruppo Puglia Grotte. Ben ritrovati, oggi siamo con Antonella e siamo arrivati anche noi alla conclusione di questo percorso e stiamo per scoprire questa famosa Grotta Bianca. Per tanto tempo Antonella si è creduto che la caverna della cupola fosse l'ultima delle cavità all'interno del percorso delle grotte di Castellana, e invece? Invece non è assolutamente così. Vito Matarese era qui alla fine del 39, inizi degli anni 40, e vide che la fiammella ad acetilene del suo casco cominciava a muoversi senza in realtà un reale motivo, e capì che arrivava una corrente d'aria alla sua sinistra. Lui stava appunto percorrendo l'asse principale di questo fiume sotterraneo che ha scavato tutto quello che abbiamo visto finora, e grazie a questa corrente d'aria intuì che al di là di questa parete ci fosse un grande vuoto.
La mia curiosità è questa, perché io non l'ho ancora vista, quindi tutti mi avete parlato durante questo percorso che fosse il momento più bello anche della visita delle grotte. Immagino che si chiami Grotta Bianca proprio per una predominanza del colore bianco. Che altre particolarità? Ci sono tante particolarità, ci sono stalattiti eccentriche, stalattiti coralloidi, e sono tutte colorate di bianco, quindi c'è il carbonato di calcio allo stato puro. La volta trattiene tutte le impurità ferrose e non, e lascia colare il carbonato di calcio allo stato puro. Bene, noi ci immergiamo in questa magia adesso. Ci fermiamo un attimo qui, Michela, perché ti voglio far notare questo piccolo laghetto. In realtà è un'aiuola, viene chiamato laghetto proprio perché un tempo era pieno d'acqua, e tutti questi cristalli che vedi in basso non sono altro che cristalli formatisi all'interno dell'acqua. Come puoi notare, c'è il livello proprio dell'acqua che ha formato questi cristalli, poi pian piano sono cresciute le stalagmiti normali. Quindi fin dove sono presenti i cristalli è il livello preesistente dell'acqua. Esatto, poi l'acqua pian piano si è inabissata a formare questo fiume sotterraneo che sta ancora scavando caverne a 200 metri circa sotto di noi. C'è ancora tanto da scoprire allora. Esattamente. Siamo quasi arrivati nella parte più affascinante della Grotta Bianca, quella che insomma mi avevi promesso di mostrarmi, e devo dire che non ha assolutamente deluso le mie aspettative. Esatto, come puoi vedere qui è tutto bianco, grazie a questa volta che è nera e trattiene tutte le impurità ferrose e non, e lascia appunto colare il carbonato di calcio allo stato puro. Ci sono tante particolarità in questa caverna, come le due colonne alle nostre spalle, sembrano sorreggere la volta che è ricchissima di stalattiti, in realtà sono antichissime, sono più vecchie rispetto agli altri stalattiti. Mentre da questa parte abbiamo le stalattiti coralloidi che si sono formate anche quelle all'interno dell'acqua, quindi vuol dire che ad un certo punto la Grotta Bianca si è riallagata. Le possiamo anche vedere da questa parte, su questa parete, sono un po' più tondeggianti, sembrano quasi dei crisantemi. E poi lì c'è il nostro cero capovolto, la particolarità di questa caverna. Perché in realtà è una stalattite tagliata, interrotta, però c'è qualcosa che ci dà, appunto quello stoppino ci indica che è ancora viva. Esatto, diciamo che effettivamente questa è la parte più attiva delle grotte di Castellana, si possono ascoltare le goccioline, il lento stillicidio all'interno della caverna. In realtà quando una stalattite viene spezzata non cresce più, in questo caso invece ha trovato le condizioni ideali per continuare a crescere, formando appunto quello stoppino. Lo stoppino in realtà non è altro che il canaletto di alimentazione centrale, e in questo caso ha circa 400-500 anni. Quindi Antonella, che profondità ci troviamo adesso in questo punto? Ci troviamo a 72 metri di profondità, che è la massima profondità accessibile al turista. Siamo quindi proprio nella parte più interna delle grotte, siamo diciamo nelle fauci della terra, possiamo dire così. Sì, esatto, siamo nel punto più distante, siamo in realtà in aperta campagna, ecco perché lo stillicidio è continuo, quindi l'umidità di conseguenza aumenta fino a un 98-99%. È davvero comunque un'emozione molto forte che si prova qui all'interno. Immagino che quando accompagnate gruppi di turisti sia sempre una scoperta nuova sulle emozioni che dà questa grotta. Esatto, lo stupore è immenso, soprattutto durante la visita Speglio Night, perché il turista arriva qui completamente al buio, e quando poi accendiamo le luci trova davanti a sé questo spettacolo. In realtà è una sorta di conoscenza. Lo speleologo, quando entra in una grotta, conosce la grotta, esplora la grotta e conosce in realtà anche se stesso. È come entrare nelle viscere della terra e quindi nelle viscere del tuo io. A me piace chiamarlo
luogo segreto, è come se fosse un luogo segreto dove appartarsi e essere completamente in pace, visto che comunque fuori stress e tutto il resto non ci permettono appunto di avere questo silenzio e questa pace. Bene, io proprio da questa atmosfera magica vi saluto, vi ringrazio per averci accompagnato fino qui in tutto il percorso, e per me è stato davvero un onore, e ringrazio anche voi del gruppo Puglia Grotte per averci fatto da guida alle Grotte di Castellana. Meravigliosa e incantevole la Grotta Bianca, che, lo ricordiamo, è l'ultima caverna di un percorso turistico lungo circa 1,5 km. Percorso visibile anche grazie alla presenza delle luci artificiali per tutto l'ipogeo. Eppure, Daniela, da diversi anni c'è anche chi cammina nelle grotte al buio, e a questo proposito ho incontrato Sergio Carpinelli per parlare assieme a lui di una iniziativa assolutamente unica ed emozionante chiamata Speleo Night. Vediamo di che si tratta. Alla mia sinistra, in tutto il suo splendore e in tutta la sua divisa, Sergio Carpinelli, benvenuto Sergio, che è qua con me per un motivo ben preciso, perché ci sono tanti modi di visitare le grotte di Castellana, ce ne sono tanti convenzionali, invece in realtà Sergio ne ha inventato uno non convenzionale ed è diventato il coordinatore di Speleo Night, che adesso ci racconterà lui direttamente. Di cosa si tratta? Allora, parto dallo spot che abbiamo proposto per anni. Speleo Night, tutta un'altra grotta, è un tipo di visita emotiva, emozionale, che rende gli partecipanti dei veri e propri speleologi per una notte. Intendo una notte perché si va al buio in diramazioni come queste anche, quindi non solo nel percorso turistico, ma in zone dove normalmente i turisti non possono accedere, zone buie, e dove noi catturiamo le bellezze della grotta andando direttamente a cercarla nella parete. Quindi non è la classica parete illuminata, la grotta illuminata, ma saremo noi con le luci frontali che abbiamo sul caschetto a cercare, come se fossimo un archeologo che va a scavare un po' nel buio per ritrovare le bellezze. E le bellezze nelle grotte sono nascoste soprattutto nelle zone buie. Avremo modo anche di vedere dei piccoli animali, ad esempio qui siamo circondati di pipistrelli, anche se non so... Sì, ma non lo dire a Giancarlo! Lo diciamo perché il pipistrello è importante che ci sia in grotta. Il pipistrello è portatore e produttore di guano, ad esempio il guano è uno proprio dei fattori energetici, portano cibo per altre specie viventi che durante Speleo Night cerchiamo di andare ad individuare. Considerate che sono minuscoli insetti, al di là dei mammiferi, i pipistrelli, vediamo degli organismi incredibili, perché sono organismi che si sono adattati a un ambiente al buio, e noi cerchiamo poi di trasformare anche i visitatori in persone adattate al buio, quindi dobbiamo ampliare i nostri sensi, quindi eliminare l'idea di poter solo vedere, ma dobbiamo osservare con tutti i sensi la cavità. Senti, posso chiederti come ti è venuta questa figata di idea? Perché Ci era stato chiesto dall'amministrazione delle grotte di inventare qualcosa di diverso, magari di emozionare, di far vivere qualcosa nel buio. Allora, prendendo anche spunto un po' da quelle che sono le visite che nelle grotte di Castellana proponiamo anche per i non vedenti, abbiamo pensato di rendere la prima parte della visita, ovvero fino al raggiungimento della Grotta Bianca, una visita praticamente al buio, perché le luci frontali hanno giusto la luminosità per permettere di guardare per terra o avvicinarsi alla grotta. I turisti ci chiedevano: ci fate vivere per un attimo l'esperienza di voi speleologi? Allora ci siamo chiesti tante volte nel gruppo speleologico, gruppo Puglia Grotte, se dovessimo far qualcosa del genere, perché poi noi speleologi siamo un po' gelosi di questa nostra arte, perché alla fine c'è tanta fatica, c'è tanto studio, soprattutto fatica, devo essere sincero, e quindi magari regalare l'emozione a chi magari lo fa solo per una notte poteva sembrare qualcosa di sbagliato. In realtà avvicina la gente alla speleologia e di conseguenza avvicina anche un po' il pubblico profano a quello che è un ambiente straordinario. Quindi è stata una richiesta del turista che noi abbiamo poi cercato di assecondare e adattare. E che sicuramente adesso ti fa gola tu, cioè dopo che l'hai descritta così, anch'io mi sento un po' una piccola speleologa. Questa... No, adesso scherzi a parte, per chi volesse vivere questa esperienza, come si fa, dove si va? Dimmi, spiegami tutto, così lo spieghiamo anche a loro. Allora, sul sito internet vi sono tutte le indicazioni, www.grottedicastellana.it, vi è un indirizzo email speleonight@libero.it, ci sono dei numeri di riferimento che prenderete da entrambi i canali di comunicazione che vi ho comunicato poco fa. Si prenota, bisogna essere un minimo di 10 persone,
E poi ad agosto c'è tutte le sere. Io lo consiglio durante l'inverno, la primavera, l'autunno. Avete un gruppo di persone, volete stupire il vostro ragazzo, la vostra ragazza. Oh, così sembra, dai, volete chiedere di sposarvi alla vostra. L'hanno fatto, c'è stata la proposta di matrimonio in Grotta Bianca in una delle Spagnolette delle scorse edizioni. Quindi in realtà vediamo un po' tutto. Sì, sei anche un po' cupido. Per gli altri sicuramente lo sono. Considerate che ci sono prenotati, come ad esempio addio alle feste al nubilato, al celibato, abbiamo avuto un po' di tutto. È un'atmosfera intima, quindi se venite con i vostri amici vi impossessate della grotta. Ed è l'unica occasione, perché altrimenti sarete, diciamo, insieme ad altre persone nelle normali visite turistiche, si perde un po' questa intimità. Vabbè, ci hai convinti, Sergio, ci hai convinti. Grazie mille, Spelio Night, Grotte di Castellana. Grazie, Sergio. Buonasera a tutti. Con Claudia ci eravamo ripromesse di fare un giro all'interno delle grotte di Castellana. Dopo questo servizio mi sa che i giri diventano due. Beh certo, stare all'interno delle grotte è già di per sé un'esperienza molto emozionante. Farlo poi come lo facevano i primi speleologi, quindi camminando al buio, ascoltando il rumore delle gocce che cadono, sarà doppiamente emozionante. Però ricordiamoci che bisogna essere almeno in 15 per provare Spelio Night. E non saranno 15, ma saranno comunque tanti e intraprendenti i concorrenti che ha selezionato la nostra Barbara per il suo gioco. Vediamo dove è andata per questa ultima puntata. Ciao a tutti amici, oggi siamo qui in quel di Matera, ci troviamo in Basilicata, esattamente nella capitale della cultura del 2019. Anche qui proveremo a fare il nostro solito quiz televisivo con i nostri amici per vedere quanto ne sanno sulle grotte di Castellana. Vi ricordo che in palio ci sono due ingressi gratuiti per poter accedere alle grotte di Castellana, quindi diamoci dentro, vediamo un po' gli abitanti di Matera quanto ne sanno. Seguitemi! Come vi chiamate? Carla. Alessandro. Simona. Pasquale. Paola. No. Alessandra. Pasquale. Ciao Pasquale. Come ti chiami? Anna. E tu? Francesco. Anna Maria. Melissa. Le grotte di Castellana sono chiuse ai turisti nei mesi più rigidi? Sì. No. 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 Sì. Per colonna si intende il congiungimento di una stalattite con una stalagmite? Sì. Sì. No. Per colonna si intende il congiungimento di una stalattite con una stalagmite? Sì. Sì. No. Il cammello, il castello diroccato e il viaggio messicano con i cactus fanno parte della caverna dei monumenti? Sì. No. Sì. Non me lo ricordo. Sì. Sì. Molto probabilmente sì. 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 No. La Grotta Bianca è la più grande caverna dell'ipogeo castellanese? No. Sì. 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 Ecco la nostra vincitrice. Melissa, hai vinto due biglietti per poter accedere alle grotte. Chi ci porterai? Loro. Ma siete in tre, invece no, sono solo due biglietti. E allora solo lei. Sono l'amica. È giusto, mi piace. Va bene, allora saluta i nostri amici che ci seguono da casa. Ciao. Ciao, grazie. E qui da Matera è tutto, oggi abbiamo anche la nostra vincitrice che è Melissa, è stata bravissima a sbagliare tutte le risposte. Un ringraziamento speciale va a Walter e anche ad Antonio che sono stati bravissimi e gentilissimi a collaborare con me. Un grandissimo saluto da Barbara, un bacione, ciao! Complimenti a Barbara che ci ha portato a visitare alcune delle località più belle della Puglia e della Basilicata. E complimenti a tutti quanti i suoi concorrenti che sono stati assolutamente al gioco, si sono prestati per poi scoprire ogni volta soltanto alla fine che il vero scopo del gioco era quello di rispondere in maniera errata a tutte le domande. E purtroppo siamo arrivati alla conclusione del nostro programma. Abbiamo cercato di farvi conoscere meglio e in modo originale lo splendido ipogeo castellanese, facendo promozione del territorio e dando spunti per la conoscenza approfondita di vari ambiti.
Un ringraziamento speciale va in primo luogo a tutto quanto lo staff delle Grotte di Castellana, magistralmente diretto dal presidente Domici Liberti. Va a tutti gli ospiti che sono intervenuti nelle nostre puntate, va ovviamente agli speleologi del gruppo Puglia Grotte, ai concorrenti di Barbara e soprattutto a tutte quante le persone che ci hanno aiutato in qualsiasi modo a realizzare il nostro programma. Un grazie speciale va anche all'ideatore, nonché autore del nostro programma, che è Walter Cirillo, e al nostro regista Giancarlo D'Oronzo. Un grazie a Maria Enrica, un grazie a Daniela e un saluto da Le Donne delle Grotte. Un imponente portone ad arco. Si varca la soglia e nel vasto cortile in pietra il tempo si ferma. Casa Isabella è più di un albergo, ristrutturato nel rispetto della tradizione con 26 camere dal comfort esclusivo, tra cui la suite ducale e la suite Isabella. Immersa nel verde, ogni matrimonio diventa memorabile. Le originali cantine ospitano un'ampia ed elegante sala in pieno stile Casa Isabella, dove anche i più piccini saranno accolti dal servizio babysitting. Casa Isabella, emozioni e comfort.